E ciao a tutti ragazzi, io sono Alex e oggi, oh my god, oggi sono al sole e sono qui a presentarvi questo nuovo pack opening fatto su che sito? Su sempre il solito, ormai fiducioso, credo si dica così, uticoinbank.com. E ragazzi, ho deciso di portarvi oggi un video, oggi 24 giugno, perché avevo un paio di cose importantissime da dirvi. Poiché infatti, prima cosa è che ragazzi, domani uscirà un altro video veramente, ma veramente importante. Quindi vi voglio domani tutti sul mio canale come seconda cosa, perché ho visto che i video su questo sito vi piacciono un macello. Quindi mi raccomando, se anche voi volete comprare pacchetti, appunto, non crediti, su uticoinbank.com, il link lo troverete in descrizione. Allora, come sempre qua c'è sempre il solito Sodin. Comunque oggi direi di andare a provare, dato che siamo in clima tots, quelli PlayStation 2X Gold Tots. Ecco, ci tengo un attimo a dire che l'ultima volta non l'ho detto, questi tipi di pacchetti sono apribili solamente se siete su PlayStation. Per Xbox non so perché non va, però fortunatamente io ora gioco solo su Play, quindi direi subito di iniziare. Come seconda cosa invece volevo fare riferimento al contest che avevo appunto detto che avrei fatto di dei 2 milioni di crediti. E ragazzi, manca pochissimo al contest l'estrazione, credo di farla domani, poiché ho bisogno del vostro aiuto. Io credo di aver individuato la barzelletta migliore, poi però volevo anche un vostro consiglio. Quindi cosa dovrete fare voi ora? In descrizione vi lascerò il link del video appunto relativo al contest dei 2 milioni. Voi dovrete aiutarmi a scegliere il vincitore, dunque dovrete leggere i commenti, cercare quella che secondo voi è la barzelletta più divertente e lasciare un bel mi piace a quel commento. Poi io vedrò se andrò a vedere stasera o domani mattina il commento con più mi piace, e una volta aver visto tutto ciò andrò a scegliere il vincitore, appunto andrò a dargli l'account con 2 milioni di crediti. Ho finito la voce, inizio a farmi allo stomaco, ho fatto un discorso complicatissimo. Comunque, detto questo, direi subito di iniziare. Capelli imbarazzanti, lo so, mi sono alzato da poco, anche se sono già le 3. No, dai, non mi sono alzato da così poco. Allora, il problema dell'account è sempre lo stesso, non mi ricordo mai i miei dati. Comunque, discount code è come sempre Axel con 2. E adesso cerchiamo di ricordarci i dati. E li abbiamo già sbagliati. Ed è giusto, al terzo tentativo, mi sento un po' un fenomeno. Noi andiamo a pagare come sempre su Skrill. Ci sentiamo appena mi mandano il link per email. Prima email ricevuta, quindi andiamo a copiare e incollare il codice qua su redeem, type your code, inseriamolo, PlayStation. E ragazzi, primo pacchetto, andiamo a vedere chi possiamo trovare. Non so se è un bug, what the fuck, ho trovato due volte lo stesso giocatore e non me ne ha contati. Ehi, ehi, ehi. E ragazzi, credo sinceramente sia un bug, perché alla fine due team of the season da trovare, appunto team of the season da trovare erano due, noi ne abbiamo trovati quattro, due uguali, quindi coppie uguali, quindi deduco di aver trovato in questo caso Hazard e Martinez, che non mi sembra affatto male, poiché infatti ci siamo fatti in una maniera molto onesta 2.440.000 crediti. Ecco, non sto come ho fatto nell'ultimo pack opening a spiegarvi dettaglio per dettaglio come si scambiano i crediti, però è facilissimo, basta che voi inseriate i vostri dati, loro entreranno e vi passeranno da soli i crediti. Non ho idea di come facciano, però comunque adesso andiamo a mettere la nostra PlayStation email, password e domanda di sicurezza, ci sentiamo tra pochissimo. Cosa molto importante è che voi non dovete appunto accedere mentre loro stanno passando i crediti, però intanto potete andare a comprare altri pacchetti, quindi io direi di andare ad aprire un altro. Ok ragazzi, ci siamo, abbiamo ricevuto un nuovo codice, quindi andiamo adesso a mettere sul sito e andiamo su claim pack e troviamo ancora Hazard. What the fuck, abbiamo trovato ancora Eden Hazard Team of the Season con Azpilicueta. Mi si sta fermando il cuore veramente quando ho visto solamente Azpilicueta. 140.000 crediti e 2 milioni, quindi abbiamo adesso un totale tipo di 4 milioni, perché abbiamo trovato Hazard due volte. Sinceramente però ragazzi, mi aspettavo di trovare qualcosa di più. L'ultima volta abbiamo trovato Ronaldo Viola. Ora direi di andare ad aprire l'ultimo, perché non ci ho voglia di spendere. Quindi andiamo a prendere, credo, l'ultimo PlayStation. A meno che io non trovi un fenomeno davvero adesso. Quindi PlayStation, le solite cose, Axel, bla bla bla. Ecco, poi se vi state chiedendo perché sto oscurando la finestra con fianco, è perché quella dell'email mi dava fastidio appunto farvi vedere quale fosse la mia email, anche se è secondaria. Comunque andiamo ad incollare il codice anche in questo caso. Claim pack, vediamo se troviamo ancora lui. Adesso abbiamo trovato Marchisio e Schneiderlin per un totale ancora di 2 milioni, non so come sia possibile, però va bene dai, non ci lamentiamo. E ragazzi, abbiamo messo ancora i nostri dati, se poi volete vedere a che punto sta il tutto, poiché come ho già detto, mi raccomando, non dovete entrare sulla console mentre loro stanno passando i crediti, vi basterà andare su ManageOrder e mettere il vostro codice pacchetto qui e vi dirà appunto a che punto sarà.
Però ragazzi, volevo farvi notare che ho aperto anche questa volta 3 pacchetti e l'altra volta c'era andata ma molto molto meglio. Quindi vi posso assicurare che non sempre trovate cose buone, quindi se magari siete lì un attimo vi divertite sicuramente un macello. Però appunto sappiate che c'è il rischio, come appunto accaduto in questo caso, di non trovare cose veramente fenomenali. Comunque ragazzi, detto questo, il video è terminato, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e ricordate domani di passare al mio canale, poiché uscirà un video importantissimo. Quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potente, passi al prossimo video, ciao a tutti! E ragazzi, come ultimissima cosa vi volevo dire che appunto, dato che poi io andrò e non starò più a casa, dunque non giocherò a FIFA, ho deciso di mettere in palio altri 2 milioni. Quindi in poche parole estrarremo il primo vincitore appunto del vecchio contest, ma vincerà anche il secondo più votato. Quindi in poche parole il primo vincerà in questo caso 3 milioni non più 2, e invece il secondo ne vincerà uno. In questo modo contenti tutti anche per questo pack opening. Dai, Axel regala.